Nei prossimi episodi italiani l'abitazione della figlia di Fabiano sarà distrutta da un ordigno innescato da Ursula. La bellissima soap opera di origini spagnole Una vita scritta dall'autrice Aurora Guerra continua ad appassionare il pubblico con numerosi colpi di scena inaspettati. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete Ammiraglia Mediaset a settembre 2018, si ripeterà una scena accaduta in passato che vedrà protagoniste Cayetana e la maestra Teresa. Le due amiche d'infanzia rimarranno coinvolte in un terribile incendio. In particolare gli spoiler ci rivelano che nell'appartamento della malvagia figlia della serva Fabiana si verificherà un'esplosione a causa dell'ex istruttrice Ursula Di Centa. Purtroppo della vedova della Serna rimarrà soltanto il suo vestito bruciato, dato che il suo corpo non sarà ritrovato dai vigili del fuoco. Una vita, Cayetana rivela le sue vere origini ai cittadini. Negli episodi che i telespettatori italiani avranno modo di vedere il mese prossimo, i cittadini di Acacias 38 verranno a conoscenza finalmente dello scambio d'identità tra Cayetana e Teresa. Ad uscire allo scoperto sarà la vedova della Serna che quando apprenderà di essere stata ritenuta colpevole della morte del marito e della domestica Manuela Manzano, deciderà di lasciare per sempre il quartiere spagnolo per non finire dietro le sbarre del carcere. Nello specifico dall'autopsia sui corpi riesumati dei due amanti verrà rinvenuto il veleno con il quale sono stati uccisi. L'algida bionda prima di fuggire rivelerà a tutti i suoi vicini e ai conoscenti le sue umili origini, ovvero che la domestica Fabiana è sua madre. La Dark Lady non riuscirà nel suo intento e su consiglio di Ursula deciderà di uccidere la Sierra. Ursula distrugge la dimora della vedova della Serna. Le anticipazioni ci dicono che Cayetana inviterà Teresa nella sua abitazione, e dopo averle fatto credere di voler mettere da parte i dissapori, cercherà di ucciderla accoltellandola alla schiena con un pugnale durante una violenta discussione. La vedova di Germán non riceverà soltanto la visita della sua amica d'infanzia, dato che dopo averla richiusa nella sua camera da letto, incontrerà sempre nella sua dimora il suo padre naturale Jaime Alday grazie alla Di Centa, ma dopo qualche secondo ci sarà una tragedia, perché scoppierà un devastante incendio. Per fortuna la maestra sarà salvata dall'ispettore Mauro ma dopo essere stata portata in ospedale verserà in gravissime condizioni, invece della consanguinea di Fabiana non ci sarà nessuna traccia. Inoltre il padre di Cayetana dopo l'esplosione dell'ordigno piazzato da Ursula si risveglierà ma purtroppo apprenderà di aver perso l'uso della parola,